scorrere bruciando la pianta. E Mura con il presidente del Centro Sportivo Italiano che prepara per i 70 anni di vita l'atteso incontro del 7 giugno con il Papa Francesco. Lo ha incontrato per noi, Marco Cherubini. Il Centro Sportivo Italiano compie sportivi in Piazza San Pietro, esibizioni di grandi campioni, ma anche di ragazze e di ragazze che provengono dalle società sportive di base, una grande festa, un grande tifo positivo per Papa Francesco. Vogliamo con la semplicità, con l'entusiasmo dello sport di base per Papa Francesco. Una grande soddisfazione essere qui il 7 giugno. Crediamo fortemente in una grande... Con la fine della guerra, l'attesa rinascita. A mi me gusta bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todas les gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila el ritmo vuelta, con la mano mano, con la otra mano. Thank you.
Sua energia a nostro favore per uscire dalle situazioni pericolose. Le prime cose. L'importante è cadere e scaricare la forza della caduta per terra, per questo i nostri ragazzi battono le mani per terra e notate che non toccano mai la testa, per proteggere sempre la testa. Ancora un giro di capovolte, forza! Il judo nasce in Giappone, un'arte marziale delle più antiche, e viene importato in Italia alla fine dell'Ottocento. È una delle uniche due arti marziali che ha anche disciplina olimpica, assieme al Taekwondo. Ecco i ragazzi che adesso fanno delle cadute laterali, non solo all'indietro, ma anche laterali, per sfruttarlo e proiettarlo a terra. Mentre i ragazzi intorno fanno combattimento libero, la coppia in mezzo sta studiando il primo dei kata. Il kata è la forma nel judo, lo studio della purezza della tecnica. Ecco, vediamo Davide e Alberto che proseguono. Sportiamo, fa attività di gioco sport con bambini di qualsiasi diversa disabilità. Poi si fanno anche attività agonistiche quali il tennis, la scherma e il karate. Come tennis, gli incontri sono settimanali, dalle 15 alle 16:30 presso il tennis di Verugio, col maestro Fulvio Magalli e la collaborazione di Matteo Vimercati.
la dimostrazione su un campo improvvisato di quello che viene svolto il sabato. Viene fatta con forza e con respirazione con la massima contrazione. Come potete osservare, la precisione delle tecniche e il chiave finale, un urlo di liberazione che serve per esprimere la massima potenza. L'equilibrio è fondamentale del karate. E Yan Shodan è il primo kata, quello che si impara all'inizio. Come potete vedere, ci sono diverse. Si parte dalla bianca, la gialla, l'arancio, la verde, la blu e la marrone per finire con la nera. Ogni cintura ha un grado diverso e viene inserita in una gerarchia. Il kata esprime la tecnica e anche la potenza, come potete... Ogni tecnica prevede una respirazione per scaricare la potenza e la forza e rilassare il corpo al seguito di essere ancora più forti nella tecnica su cui l'atleta esprime veramente l'apice del kata. Adesso il salto. Il kata serve per simulare il combattimento e, come potete vedere, ogni mossa è in grado di fare questo kata abbastanza complesso. Olimpiadi di Sydney con Pino Maddaloni, ultimamente mi sembra che ci sia stata una fiction in televisione dove ha illustrato la vita e le difficoltà del judo in determinati posti d'Italia. Detto questo, anche a livello femminile abbiamo avuto una campionessa olimpionica. Controlle, tecniche di controllo. L'avversario viene tenuto per 15 secondi, se non riesce a liberarsi da questa presa, automaticamente sono diverse proiezioni d'anca, proiezioni di gamba, proiezioni di braccia, ma è importante nei più piccoli quello che vorremmo cercare di dare, proprio questo modo di espressione totale del proprio corpo, senza limitazioni particolari, in tutto nei limiti di alcune regole che salvaguardano quello che è l'incolumità fisica dei piccoli atleti. Ecco, il più piccolo che vedete là in fondo, Valerio, ha un peso...
darle da un tot di punti, in genere 8, di differenza rispetto all'avversario, l'incontro si conclude prima con la vittoria dello stesso. Ciò che è fondamentale.